Lettera del padre di Leopold a Mozart. Avete ascoltato le cose più conosciute, il modo buffo, scurrile, infantile che aveva Mozart di parlare anche a sua madre, una specie di lessico familiare. Adesso entriamo invece in un rapporto un po' diverso e queste lettere sono davvero belle. Figlio mio, in tutte le tue cose sei irruento e sconsiderato. Rispetto all'infanzia e all'adolescenza hai cambiato completamente carattere. Da bambino e da ragazzo ti comportavi più come un adulto che come un fanciullo. E quando stavi seduto al pianoforte o eri comunque occupato con la musica, nessuno poteva azzardarsi a farti il minimo scherzo. Anche i tratti del tuo volto erano così seri che molte persone avvedute di paesi diversi temevano che tu non vivessi a lungo per via del tuo talento troppo precoce e dell'espressione sempre seria e pensosa del tuo viso. Ma ora, a quanto mi sembra, sei troppo pronto a rispondere a chiunque in tono scherzoso in qualsiasi circostanza, e questo è il primo passo verso la familiarità, che a questo mondo non bisogna concedere troppo se si vuole conservare il rispetto altrui. Ti prego, mio caro figlio, leggi questa lettera con attenzione, medita con calma il suo contenuto. Oh, gran Dio, sono passati quei momenti così lieti per me quando tu da bambino e da ragazzo non andavi a letto senza prima avermi cantato qualcosa, ritto sulla poltrona, baciandomi più volte e per finire sulla punta del naso, dicendomi che quando sarei diventato vecchio, mi avresti protetto dall'aria, mettendomi in una cassetta con un vetro per avermi con te e preservarmi. Alla tua proposta di viaggiare per il mondo non c'è neppure da pensarci, soprattutto nella critica situazione attuale. Spesso si recuperano appena le spese del viaggio, ovunque bisogna continuamente chiedere, insistere, cercare protezione perché si riesca a ricavare qualcosa. Bisogna cercare sempre nuove lettere di raccomandazione. Da un posto all'altro chiedere il permesso per poter dare un concerto e cogliere 100 occasioni concomitanti, spesso umiliandosi. E alla fine si ricava appena quanto basta per pagare l'oste. E il viaggio, si è costretti per il viaggio a utilizzare il proprio denaro se non ne ha, oppure a impegnare o vendere vestiti, orologi, anelli. Devi cominciare a farti conoscere con il pianoforte, conquistandoti il favore delle persone importanti, il che frutta qualcosa di più che non comporre 6 quartetti per un cavaliere italiano che ci vendono come compenso qualche ducato o magari una piccola tabacchiera. Risposta al padre Mannheim, 7 febbraio 1778. Il signor von Schierenhofen avrebbe potuto farmelo sapere per tempo attraverso di lei che aveva intenzione di sposarsi. Gli avrei composto dei nuovi minuetti per la festa. Gli auguro di cuore ogni bene, ma è un altro matrimonio fatto solo per i quattrini, nient'altro che questo. Non vorrei mai sposarmi così. Voglio rendere felice mia moglie, non servirmi di lei per fare la mia fortuna. E così, per ora, preferisco non pensarci e godermi la mia libertà fin quando non sarò in grado di mantenere moglie e figli. La ragione principale per cui non vado a Parigi è che non avrei altro mezzo per sopravvivere che cercarmi degli allievi. Io non sono nato per un lavoro simile. Mi fa piacere dare lezioni quando si tratta di fare un favore, soprattutto se vedo che uno ha talento, è lieto di imparare e lo fa di buona voglia, ma dover andare in una casa a un'ora determinata oppure dover aspettare qualcuno a casa è una cosa che proprio non riesco a fare. Dovesse anche rendermi moltissimo, per me è impossibile. Lo lascio fare a chi non sa fare altro che suonare il pianoforte.
Io sono un compositore e sono nato per fare. Non devo e non posso seppellire in questo modo il mio talento di compositore, quel talento di cui Dio mi ha così generosamente dotato. Posso dirlo senza presunzione, perché lo sento ora più che mai, e sarebbe questo il mio destino se avessi tanti allievi. Preferirei trascurare il pianoforte piuttosto che la composizione. Il pianoforte è un'attività secondaria, anche se, grazie a Dio, molto importante. Scrivere un'opera è la mia idea fissa, un'opera francese piuttosto che una tedesca, un'opera italiana, al meglio di tutto. Da Avenging sono convinti che a Parigi il mio modo di comporre piacerebbe moltissimo. E in ogni caso, lei lo sa, ho una notevole capacità di assimilare e imitare qualunque genere e qualunque stile di composizione. E subito dopo il mio arrivo ho composto una canzone francese per la signorina Gusto. La canta in modo incomparabile. Ho l'onore di fargliene omaggio, padre. Da Avenging la cantano ogni giorno. Ne vanno proprio matti. Thank you.
Anche questa lettera è al padre. Ho dovuto comporre una sinfonia per aprire il concerto spirituale. È stata eseguita il giorno del Corpus Domini fra il plauso generale. A quanto mi dicono è piaciuta oltre ogni misura. Alla prova ero molto preoccupato, non avendo mai sentito in vita mia nulla di peggio. Non si può immaginare come abbiano stravolto e straziato la mia sinfonia per due volte consecutive. Ero davvero molto preoccupato. L'avrei volentieri eseguita un'altra volta, ma poiché bisogna provare sempre tanti pezzi, non c'era più tempo. Così me ne sono dovuto andare a letto col cuore inquieto e con l'animo irato e scontento. Il giorno dopo avevo deciso di non andare affatto al concerto, ma la sera il tempo si era messo bello e io mi sono risolto ad andare, deciso che se avessero suonato male, come alla prova, sarei andato in mezzo all'orchestra, avrei tolto il violino al primo violino e avrei diretto io stesso. Ho pregato il Dio di farmi la grazia che andasse bene, essendo tutto a suo maggiore onore e gloria, ed ecco, la sinfonia è cominciata. Raff stava accanto a me e proprio a metà del primo allegro c'era un passaggio che sapevo bene che doveva piacere. Tutti gli ascoltatori ne sono stati rapiti ed è scoppiato un grande applauso. Poiché nel comporlo ero ben conscio dell'effetto che avrebbe prodotto, l'avevo nuovamente inserito alla fine. Così, stessa accoglienza. Da capo, è piaciuto anche l'andante, ma soprattutto l'allegro finale. Poiché avevo sentito che qui tutti gli allegri finali cominciano come quelli iniziali, con gli strumenti insieme per lo più all'unisono, io ho cominciato solo con due violini, piano per 8 battute e immediatamente dopo con un forte. In questo modo, gli ascoltatori, come previsto, al momento del piano hanno fatto shh, e poi è venuto immediatamente il forte, e sentire il forte e battere le mani per loro è stato tutt'uno. Così, per la felicità, subito dopo la sinfonia, sono andato al Palais Royal a gustarmi un buon gelato. Thank you.